Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Iniziamo questa rassegna, tra virgolette, di strutture non identificate nella città di Campobasso e la iniziamo da Via Marche. Questo edificio che vedete di fronte a me in stato di abbandono è la ex sede della Polizia Municipale del 118 di Campobasso, che da circa una decina d'anni si sono trasferiti in altra sede. Questa è una struttura comunale, se non vado errato, e l'area circostante, la struttura stessa, sono in queste condizioni da diversi anni. Tra l'altro, dopo il cambio sede dei vigili del 118, sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione dello stabile, che poi sono stati interrotti, non so per quale motivo. L'area è rimasta in queste condizioni. Premetto che è una zona molto popolosa qui, quindi non è isolata. Il comune non è mai venuto, non è mai intervenuto, non ha mai inviato degli operai per dare una pulita alla zona. Perché guardate dalle immagini che cosa ci sta qua. Tralascio il fatto che d'estate, col caldo, i topi imperano. Questa è la parte posteriore della ex sede 118 e Polizia Municipale. Se vi sembra possibile una cosa del genere. Qui è nato un bosco, la parte più in fondo sarà alta almeno 3 metri e mezzo. Non so se le immagini parlano, rendono chiara la situazione. Sull'impalcatura è nata della vegetazione, qui c'è del materiale abbandonato, prodotto ed abbandonato durante e dopo i lavori. Qui in fondo è nato un altro boschetto. Questa è una situazione che c'è da almeno 10 anni. Io la trovo un'indecenza, una cosa del genere. Tra l'altro, spesi soldi per ristrutturare il tutto, lavori interrotti, abbandonati così e cioè, ma è una vergogna proprio. Questo è uno degli scandali della città di Campobasso. Vediamo qualcos'altro. Andiamo avanti. E qui siamo nel parcheggio a pagamento adiacente Viale Manzoni. Questa è la palestra dell'università, l'Unimol. Questa sopra, al passamano, è Viale Manzoni. Questo è il mausoleo che volevo farvi vedere. Sono i servizi igienici, chiusi permanentemente, ora vi faccio vedere in che condizioni versano. Non mi è possibile entrare perché la porta è chiaramente chiusa, come vi ho anticipato. E questo è quello che c'è all'interno, c'è di tutto, un immondezzaio. Tra l'altro i servizi igienici mi sembra di vedere non esistono neanche più. No. Ora faccio una domanda, dato che è un'indecenza in pieno centro a Campobasso, dico io, o la togli di mezzo sta struttura, oppure la metti a disposizione dei cittadini, no? Un po' di buonsenso credo ci vorrebbe da parte dell'amministrazione comunale. Oh, e questa qui è la mia preferita, è l'ex mattatoio. Io mi trovo in via Garibaldi. Siamo a ridosso della collina Monforte, in pieno centro, alle spalle dell'ex mattatoio c'è la questura, questa è la guardia di finanza, quindi siamo in centro qua. Da decenni versa in queste condizioni. Questo è il lato anteriore, ex mattatoio. Ormai è entrato a far parte dell'arredo urbano della città di Campobasso, probabilmente nessuno ci fa più caso, è ricettacolo di tossicodipendenti senza tetto e ratti, immondizia a non finire, ma è la struttura stessa che è vergognosa e fatiscente. Da decenni, ripeto, in queste condizioni. Guardate che c'è nato intorno, perché chiaramente non è mai stata bonificata la zona. Il tetto della struttura non esiste più. Oh.
pericolante, tra l'altro, pericolosa. Questa è una zona che andrebbe chiusa. E la spazzatura ovviamente non manca. Chiudo quindi questo mio video con queste segnalazioni, sperando nel buon cuore dei nostri amministratori che risolvano queste situazioni ormai che vanno protraendosi da decenni, e queste strutture sono un pugno nell'occhio della città di Campobasso. Un saluto a tutti, al prossimo video.